ultimo appuntamento di questa annata sportiva per quanto riguarda la nostra rubrica del lunedì. Vi abbiamo informato su tutto quello che succedeva durante il fine settimana degli sport calabresi, particolarmente il calcio, come sempre. E adesso ci abbiamo, visto che i campionati sono giunti a quasi tutti al termine, e diamo gli ultimi aggiornamenti. E partendo un attimo dalla Serie D, dove il Locri è stato sconfitto in casa dalla Trapani nella finale del playoff del Gironi di Serie D. È una sconfitta per 3-0, ma è una sconfitta indolore questa per gli Ameranti Locresi, perché non portava a nulla la vittoria di questo campionato, perché non c'è possibilità di entrare direttamente nei professionisti. Serviva solo per acquisire punteggio, anzi con le ultime disposizioni date dalla Lega nemmeno quello era più necessario. Comunque ricordiamo sempre il bel campionato fatto da Locri, secondo in classifica, e anche la salvezza del San Luca, che ha consentito alle altre squadre di poter gioire, specialmente per quanto riguarda la promozione e la prima categoria. E veniamo quindi ai campionati, alle partite che si sono giocate ieri. La Farnese, con un filotto che è durato in pratica le ultime 5 giornate, compresi i playoff, è riuscita ad approdare in eccellenza. Una bella vittoria quella della squadra della Piana, che è andata a sovvertire tutti i pronostici che la vedevano un pochettino soccombente rispetto alla posizione in classifica che era maturata poi alla fine del campionato. Era da terzo in classifica, è andata a vincere a Tardore, e ieri è in pratica ha vinto contro la Villaggio Europa Rende. Una bella partita che si è dovuta giocare fino ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Una sequenza altalenante quella della partita di ieri. Il Rende si era portato in vantaggio con un infusino sul calcio di rigore al 20° del primo tempo, poi era stata il Rende a ribaltare al 32° con Belcastri, al 51° con Petrone. Ci è voluto un gol all'88° di Tapia della Palmese per portare la gara ai tempi supplementari. Supplementari che hanno visto ancora una volta la squadra della Piana in vantaggio sempre con infusino, stata raggiunta poi da Belcastro, e quindi si è andata alla successione dei calci di rigore. Calci di rigore che hanno visto la Palmese vittoriosa per 4-2. Bravo il portiere del 2005, Francesco Orlando, che ha sostituito il titolare Caputo, che è stato capace di parare 2 calci di rigore a Rende e portare la propria squadra in eccellenza. In prima categoria, ieri si sono giocati i playoff di girone. Per quanto riguarda la semifinale del girone C, ci sono stati i risultati del Chiaravalle, che è andato a vincere al Federale di Sala contro il Borgia, 2-1 il risultato finale, ancora una volta in gol Michele Zaffino, che aveva pareggiato il gol del Borgia, e invece dall'altra parte è stato il Rosarno ad avere la meglio e a portarsi quindi nella finale di girone. Finale di girone che si giocherà domenica prossima, appunto, per determinare quale delle due squadre andrà ad incontrare il bianco per un'altra promozione in, appunto, scusate il ripetersi delle parole, di promozione, perché l'altra vedrà invece le vicende dei playoff del girone A contro quelle del girone B. In conclusione di quest'annata diamo conto anche della Supercoppa di categoria. Per quanto riguarda la terza categoria, si sono incontrate le vicende dei gironi A, quello di Rossano con le due di Catanzaro, girone C e girone D. Ha vinto la Tenensen di Petilia Policastro, di Longo, no, scusa, ha vinto la Tenensen di Longobuco ai danni dello Skill Legion e del Marca, quindi una vittoria che va alla squadra del girone di Rossano. Bene, questo è tutto anche per oggi, anche per questa ultima nostra puntata. Noi vi ringraziamo sempre per l'affetto che ci avete dimostrato, per l'ascolto che avete dato alla nostra trasmissione, e vi rimandiamo alle prossime occasioni, sperando di poterci rivedere ancora una volta su questi schermi.